Oh John, ma visto che questo qua è l'Alien King, c'è anche l'Alien Queen? E quando fanno? Fichi fichi? O casa. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mondo virtuale Official Channel. Sono nascosto dietro alla scatola oggi perché è enorme. Abbiamo il grandissimo Alien King Burger King. No, non il Burger King. E c'è Rocco che fa il simpaticone, John che è sempre serio, Dalm che è sempre dietro la telecamera. Ciao. E io sono sempre il solito Mona. Detto ciò ragazzi, come sempre per mettere in difficoltà Dalm, questo giro da dove è tratta questa statua? Mo ve lo dico. La statua prende spunto dal vastissimo universo creatosi con l'uscita del secondo capitolo Aliens, diretto da James Cameron, comprendente fumetti, libri, videogiochi, linee di giocattoli, eccetera, eccetera. L'Alien King, infatti, lo troviamo nel fumetto Aliens Rogue. Rogue fu il risultato di un esperimento facente parte del progetto Chimera, ovvero uno xenomorfo ibridato con un essere umano, creato dallo scienziato Ernest Clist per tentare di controllare gli xenomorfi. Il titolo di King gli venne affibbiato dal suo stesso creatore. Ecco qua il bestione assemblato e montato. Non servono parole. Tanta roba. Per descriverlo è enorme, è fighissimo. Sono solo tre pezzi: la base e fino a mezzo busto, la testa e la coda. Quindi per montarlo è semplicissimo. Però abbiamo visto che insieme con la scatola ci viene dato questo piccolissimo manuale di istruzioni che ci dice che per tirarlo fuori dal polistirolo prenderlo solo dalla gamba sinistra e proprio, cioè, e anche dalla base, perché l'abbiamo preso sia dalla base che dalla gamba sinistra, perché è l'unico punto dove puoi far forza, diciamo. Attenzione però ragazzi alle varie code, codine, sì, codette che escono, sì, dalla base degli alien più piccoli, e state molto molto attenti quando andate a togliere i pezzi dai loro sacchetti, soprattutto per la base ma anche per la testa con le due, sì, ma tutto anche creste, la coda. Anche la coda, quindi fate molta molta attenzione. Sì, perché non vorrei mai che togliendo il nylon magari qualche punta saltasse. La nostra fortunatamente è perfetta e adesso con la nostra analisi andremo un po' più nel dettaglio a vedere questi sette alien, quindi questi sette nani e Biancaneve. Bene, dopo che ce ne siamo andati per la seconda volta in questo video, siamo tornati, non c'è due senza tre, infatti la terza è qua che gira. Cominciamo ad analizzare questo prodotto. Ne abbiamo sentito parlare tantissimo, abbiamo visto varie ed eventuali foto, prodotto finito, quant'altro. Prima cosa da dire, statua enorme, sì, aggressiva, proprio visivamente cattiva. Visivamente cattiva, cioè un prodotto, sì, secondo me azzeccato all'interno di quello che è l'universo alien delle, sì, statue. Non so se vi ricordate il vecchio video dell'Internecibus Raptus. Questo? Lì per esempio abbiamo l'esatto opposto, abbiamo sempre una statua comunque ben realizzata ma in posizione statica. Qui ne abbiamo una ben realizzata ma in movimento, in lancio, cioè è proprio il babbo che porta a spasso i bambini alla ricerca di cose da uccidere. E da mangiare. E da mangiare, oppure da portare a casa la mamma. Giusto. Quindi, a tavola, cominciamo a vedere un po' come è composta questa scena abbastanza arrogante e grande. Abbiamo un fondo, uno sfondo, diciamo così, che potremmo classificarlo come un classico pianeta lunare o asteroide o qualsivoglia tipo pianeta di grazie, geografia. Grazie al nostro Dan sapremo se questo è il terreno di LV427 oppure un ipotetico, perché un ipotetico satellite, un ipotetico satellite, tipo ci sta maledendo, ma noi lo sapremo, ma noi lo faremo sapere perché Dan è bravo.
Grazie Rocco per la fiducia ed infatti ti dirò che secondo me la base potrebbe essere o l'asteroide dove risiede Charon Base, ovvero la base del segretissimo progetto Chimera, oppure gli artisti si sono ispirati al pianeta Xenomorph Prime, conosciuto anche come Hiveworld o A6454, data la sua conformazione molto simile a quella di un alveare. Base realizzata bene. Asteroide, pianeta, okay, quello che volete, poroso, cioè, al punto giusto. Poroso al punto giusto, non chissà che gran, diciamo così, lavoro, ma consono alla scena. Non è lei la protagonista. Non è lei la protagonista. Bravo. Poi passiamo a cosa esce da questa base, perché abbiamo questo termitaio di alien, sì, che sta uscendo da cavità e buchi e altri, che effettivamente da proto non ce l'avamo resi conto, no, di quanti, esatto, di quanti ne stanno uscendo, perché ne abbiamo uno che esce solo con la testa, uno che è già fuori a metà busto, altri che si stanno lanciando. Questo è lanciatissimo con la coda. Un intrico di code, artigli, bocche, sangue, cioè chi più ne ha più ne metta lì alla base, che stanno cavalcando l'onda per andare ad ammazzare qualcosa. I Predator. Non esistono più, li hanno eliminati. Ok, via. Quindi lasciamo stare i Predator. Poi, personaggio principale, Alien King. Bene. Allora, enorme, cattivo. Si differenzia tantissimo sia a livello di sculpt, di composizione dell'alieno, che anche di colore da quello che è, sì, il classico alien che ci rappresentano. Mm-hmm. Perché abbiamo i nostri alienini, come potete vedere, rappresentati con il classico grigiastro lucido, come li abbiamo sempre visti in 1200 rappresentazioni che possono essere cinematografiche, fumettistiche, di immagini. Mentre qui abbiamo veramente un qualcosa di molto alieno, con tanti colori all'interno di, sì, questo ambaradan di esoscheletro. Questi qua adesso noi stiamo facendo ovviamente la recensione a caldo, proprio appena arrivata, quindi a caldo. Non sappiamo se questi siano degli warrior o dei alien dog. Quindi se fossero dei warrior, questo sarebbe grande in una maniera. Se fossero dei dog, sarebbe, cioè, avrebbe un'altra misura. Nel senso, è colossale, comunque lo stesso. Però bisognerebbe capire un attimo se questi sono dei tipici alien che abbiamo visto nel primo film, nel secondo film, in scala 1-6. Quindi questo qua è una cosa che se te la trovi davanti... È una navicella spaziale. Ecco, chiusa parentesi. Cosa che Dalma sicuramente ci saprà... ci farà sapere prossimamente. Warriors. Ignoranti. Secondo me è una statua che si merita un suo 10 su 10. Sì, questo è stato proprio. Quindi io personalmente ne sono rimasto molto affascinato, sono molto sorpreso dal risultato rispetto ai prototipi foto che avevo anche visto. Anche vedendo l'alien dell'altra volta, che era bello, però non così bello. Quello era più, esatto, un tributo. Sì, questo è proprio un tributo a Giger, diciamo. Mm-hmm. Questo è più fumettoso, è più scena, è più film, diciamo. Mm-hmm. E io penso che prima su questo arriva. Concordiamo tutti, sì, anche chi dalla regia ne sa forse più di me in quanto a film. Eccoci ragazzi, siamo il Dream Team al completo del mondo virtuale Official Channel. Come sempre vi invitiamo a commentare, qua vogliamo proprio sapere la vostra. Riccardo Fritti commenta! E compra! Compra! E condividi! No, un parte, saluto a Riccardo. Un saluto a Riccardo. Io direi anche un saluto allo stile, a Mr. Clevra, che è appassionatissimo del mondo alien. Compra! Compra! Vendi! Bene, detto ciò ragazzi, vi invitiamo, se volete, a mettere mi piace al mondo virtuale Official Channel, a iscrivervi sia su Facebook che su YouTube, un bel like al video, un commento sarebbe molto gradito, perché qua veramente vogliamo sapere la vostra opinione. E adesso andiamo a decidere dove metterlo a casa, in negozio, da qualche parte. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! La prima voce che passò volando, Vinum, non Abel, altamente disse, e dietro a noi l'andrò reinterrando. Ma cosa? Ragazzi. Cioè, cosa stai facendo? Sto leggendo il Purgatorio. Perché? Come facciamo a fare il prossimo coming soon? In effetti.